Quattro innocenti, clienti occasionali del bar Sayonara a Ponticelli, rimasero uccisi l'11 novembre del 1989 in un conflitto a fuoco tra clan rivali. Sono trascorsi 25 anni da quella strage e in tanti, tantissimi ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado del quartiere, con il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, questa mattina sono scesi in piazza per ricordarli. È un passaggio obbligato per Ponticelli che dobbiamo fare con i familiari, familiari di quelle vittime che sono la nostra forza e testimonianza vera di quell'impegno che dobbiamo avere per il territorio. Ponticelli in questo periodo sta cambiando, piccoli semi di giustizia stanno diventando frutti di corresponsabilità che accompagneranno e saranno da strumento per questi ragazzi per cambiare il presente e il futuro di questo quartiere. Organizzata dal presidio di Libera a Ponticelli, che riunisce l'associazione Terra di Confine, la comunità parrocchiale di Santa Maria della Neve, l'istituto Marie Curie e l'associazione Arcimuvi, il corteo anticamorra ha sfilato dietro gli striscioni degli studenti lungo il viale Margherita e fino a piazza Egidio San Domenico, che fu scenario del massacro. Una pagina nera per la memoria collettiva del quartiere orientale di Napoli, che i promotori dell'evento intendono ricordare con spirito di riscatto e con un rinnovato impegno nella battaglia per la legalità. È un messaggio che parte dai ragazzi, dai giovani, dai bambini. Stamattina ci sono 13 scuole, saranno un migliaio forse di studenti che sono accorsi dopo aver fatto anche dei corsi di formazione con noi in questo periodo per partecipare e essere consapevoli di quello che andiamo raccontando. Questo è il Ponticelli, è il quartiere più giovane di Napoli, con tantissime scuole e tantissima partecipazione delle associazioni. E oggi il messaggio penso sia forte sulla legalità e per ricordare quelle vittime. Ricordare innanzitutto per non dimenticare le vittime, stare vicino ai familiari, ma anche per trovare linfa per lottare, per cambiare, e vedere oggi tantissimi giovani, un fiume di giovani di Ponticelli che dicono che la camorra non vale niente, con il sindaco che li sostiene, è un messaggio positivo per Ponticelli e per Napoli. Non bisogna mai abbassare la guardia, le forze dell'ordine e la magistratura fanno tanto, ma la camorra si batte con una rivoluzione culturale, a cominciare proprio dalle scuole. Questo è il segnale più bello secondo me di stamattina, ci stanno le scuole a Ponticelli che dicono no alla camorra.